primi effetti delle riforme di Renzi sulla scuola e sugli aiuti alle fasce più povere della popolazione iniziano a farsi sentire e gli studenti hanno manifestato in oltre 60 città italiane per una formazione pubblica di qualità e accessibile a tutti. Il governo ha ad esempio modificato il calcolo dell'ISEE determinando un'esclusione di tantissimi ragazzi della possibilità dell'accesso al diritto allo studio come gli alloggi e le borse di studio. Questo in quanto viene conteggiato all'interno dell'ISEE sia la borsa di studio conseguita negli anni precedenti che una serie di valori che prima non venivano conteggiati e che non indicano ricchezza. Quindi di colpo molti studenti si sono trovati in una condizione economica identica a quella degli anni scorsi, che però viene valutata molto di più secondo il nuovo calcolo dell'ISEE e quindi senza poter avere accesso alle soglie minime per la diritto allo studio. Siamo oggi in piazza per contrastare i decreti della buona scuola di questo governo reazionario, rappresentante degli interessi capitalistici della classe padronale europea che sta svuotando lo Stato sociale, riducendo le funzioni, togliendo a noi i diritti per una formazione, ai docenti di un salario dignitoso, di un lavoro degno di questo nome, di un'importante dunque funzione che è centrale nella nostra società, come funzione di una cultura libera, autonoma, di una cultura che deve essere pensata come i nostri partigiani l'hanno voluta quando si sono battuti contro il fascismo, contro la scuola del fascismo, contro la scuola di Gentile, contro quella scuola che è ancora in vita, che è ancora restaurata da parte dell'ideologia neoliberista, peggiorandola ulteriormente. Posso chiedervi perché siete qui a manifestare? Che scuola volete? Vogliamo una scuola dove ci siano tutti i diritti per tutti e che tutti possano andare a scuola. Una scuola pubblica quindi, secondo te invece la scuola che fa Renzi è una scuola che esclude parte della società? Sì, sì. Purtroppo la propaganda renziana non cambia la realtà dei fatti, soprattutto nelle scuole di periferie. Le assunzioni in realtà sono solamente fittizie. Nella mia scuola, parlo di una periferia difficile della città, continua a mancare personale, per cui ancora oggi con la buona scuola noi non riusciamo ad offrire un minimo di continuità didattica e un minimo di offerta formativa decente. A queste manifestazioni sono molto partecipate, ci sono molti giovani, questo fa ben sperare, però credi che basta una manifestazione in piazza o serve anche uno strumento politico per cercare di sovvertire la realtà che in qualche modo ci schiaccia? Diciamo che paradossalmente dopo tante parole dette questa è la primavera degli studenti che sono in 61 piazze d'Italia, quella è solo la piazza milanese. Sono stati gli studenti a, in qualche modo dopo quest'estate, con tante cose dette e con tutto quello che sta accadendo, a cercare di dare una sveglia. Sicuramente loro hanno, rispetto a chi è più grande di loro, come dire, un entusiasmo e soprattutto una consapevolezza. Lo strumento politico è necessario, non deve essere sicuramente considerato come una sommatoria di particelle, ma piuttosto come un pensiero condiviso anche nel metodo, che dovrebbe essere un metodo partecipato, un metodo assembleare, cosa che gli studenti dimostrano benissimo di saper fare. E anche sulle mobilitazioni contro la buona scuola sono stati in grado di giocare d'anticipo e di fare un percorso allargato con anche i sindacalisti. Quindi lo strumento politico è necessario, ma non deve essere la somma algebrica di qualcos'altro, deve essere una cosa di respiro molto più ampio. Loro oggi sono in piazza prima e molto di più di chi dovrebbe esserlo, per loro stanno mostrando moltissimo coraggio e per questo vanno sostenuti assolutamente.